Pensate che l'anno scorso su Facebook sono state caricate 45 miliardi di immagini fotografiche prese con dispositivi mobili, con smartphone o con Facebook. Questo rappresenta più del 50% del totale di immagini caricate su Facebook ed è una percentuale che continua a crescere, quindi sempre di più noi catturiamo immagini senza essere preparati con il nostro smartphone. C'è però un grossissimo problema. La maggior parte di queste immagini, basta andare su Facebook e guardare, pur contenendo cose che ci hanno per loro significato, che ci ricordano, che ci sono care, sono però di pessima qualità. Sono catturate con smartphone che danno immagini di pessima qualità. Ecco, con HTC One e con la Sense 4 introduciamo ImageSense che porta la qualità delle immagini ad un livello superiore. Ci dimentichiamo della cattiva qualità che abbiamo visto nei 45 miliardi di immagini fino ad oggi presenti e facciamo un passo in avanti. La Sense 4 racchiude perfettamente integrato ImageSense, che adesso vi vado a raccontare. La prima cosa che appare chiara e semplice è l'interfaccia. L'interfaccia è quella che vedete di sotto. L'interfaccia ha due grossi bottoni. Uno, macchina fotografica, l'altro, possibilità di riprendere video. Io vi ho spiegato quanto la macchina fotografica sia utilizzata nello smartphone. È addirittura il secondo motivo di utilizzo dello smartphone. Il primo è fare telefonate, il secondo è scattare fotografie. Viceversa, riprendere video è una cosa abbastanza rara. Perché è abbastanza rara? Perché normalmente io per riprendere un video cosa faccio? Cosa devo fare? Sono nella modalità fotografia, devo uscire dalla modalità fotografia, cambiare il settaggio, entrare nella modalità video, assicurarmi che il settaggio sia quello corretto rispetto eccetera, e mi riprendo un video. Questa è un'operazione antipatica e che normalmente fa sì che la persona poi non riprenda un video. L'interfaccia di ImageSense è semplicissima. Due bottoni, nessun settaggio, nessun menu da cui entrare. Schiaccio il bottone fotografia, scatto la fotografia, schiaccio il bottone video, riprendo il video. Nulla di più semplice. C'è un altro aspetto. Io quando voglio riprendere foto? Voglio riprendere foto quando lo voglio fare, non quando il mio telefono è pronto. Quando lo voglio fare, normalmente è subito. Con ImageSense ci siamo dati un target. L'obiettivo che ci siamo dati era quello di avere uno smartphone, una fotocamera che reagisse con i nostri tempi. Il tempo medio di reazione a una persona, un'immagine, sono 0,7 secondi. Come avete appena visto nel video, ImageSense, dal momento in cui io penso di fare una fotografia, al momento in cui ImageSense e HTC One scatta la fotografia, passano solo 0,7 secondi. Come avete visto, la sfuggita di tempo è velocissimo. Quindi voglio fare una foto, la faccio, non devo aspettare che lo smartphone si prepari, sia pronto, che sia entrato nel menu, eccetera. La mia modalità standby, la fotografia scattata e archiviata a 0,7 secondi. C'è un altro aspetto, normalmente io quando scatto una foto voglio scattare una foto bella, voglio scattare una foto che sia pronta. Naturalmente HTC One ha dato un po' su migliore possibile di ultima generazione, ma non è soltanto un problema di qualità, è un problema anche di velocità. Bene. L'autofoto HTC One reagisce in 0,2 secondi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in meno di un secondo io sono in grado di scattare una foto perfetta, perfettamente a fuoco e di averla archiviata. Questo è un tempo di reazione che non c'è da nessun'altra parte e che è il tempo di reazione che mediamente hanno gli individui. Ci sono però delle situazioni nella vita in cui quello che ci sta attorno, quello che vogliamo catturare, è più veloce di noi stessi, non riusciamo a stare dietro. Anche su questo HTC One porta alla innovazione. HTC One e ImageSense introduce una novità. Questa novità si chiama Power Phone, che al di là dell'acronimo inglese significa la possibilità di riprendere foto nella finissima sequenza. Come? Semplicemente tenendo premuto il tasto, anziché prendere una volta sola per scattare una foto, lo tengo premuto. Il telefono automaticamente mi scatta una sequenza di foto e me le archivia. Dopodiché, in maniera assolutamente intuitiva, io potrò scegliere e selezionare le foto che voglio salvarmi e che voglio salvare e le foto che invece non mi servono perché non catturano le foto.
va più veloce di noi, va più veloce dei nostri tempi di reazione. Ora, quando mi presento, mi sarà successo tante volte, smartphone con fotocamera, vi fanno vedere le immagini realizzate. Sono tipicamente delle immagini bellissime, foto meravigliose, pensate, potrò anche io a casa realizzare nella mia vita quotidiana le stesse qualità di immagini. In realtà queste foto sono tipicamente realizzate in condizioni ottimali, sono realizzate poi in studio oppure in condizioni di luce, si aspettano una settimana, che sono nella nostra vita quotidiana, le condizioni di luce non vanno mai bene. Ci sono tre motivi per cui le luci non vanno andare bene quando si tratta di fotografia. O perché la luce è insufficiente, o perché la luce non c'è nel proprio, oppure perché la luce c'è antagonista, quindi quando dobbiamo scattare le fotografie contro luce. Ecco che ImageSense ha preso in analisi e risolto tutti e tre questi problemi. Il primo, quando la luce non è sufficiente, qui qui vedete delle foto scattate con HC40 in condizioni di luce pessime, in una discoteca, quella in mare è stata scattata a riunire. Come riesce a fare questo? HC1 ha un'apertura focale che non c'è mai stata su nessun altro smartphone, il 2.0, potete leggerlo, e ha dei pixel, dei fotografici particolarmente, di dimensioni particolarmente grandi, che permettono di catturare una maggiore quantità di luce. Questo vuol dire, per essere pratici, che mediamente rispetto agli smartphone premium di fascia alta, oggi presenti sul mercato, quindi quelli per capirci, hanno un'apertura focale di 2.4, HD50 cura il 44% di luce in più, quindi migliore qualità del foto in scarse condizioni di luce e in buone condizioni di luce, migliore definizione, migliore contrasti, si evita anche lo svenimento. Quando poi la luce non c'è proprio, che cosa facciamo? Usiamo il flash, sostituiamo la luce. Cioè, quello che succede, cosa sono? L'effetto opaco, quindi immagini sbiadite, facce, contorni straniti, straduciti. Il flash di HTC1, flash intelligente, misura in automatico la distanza tra lo smartphone stesso e il soggetto che io vado a fotografare, modulando la quantità di luce che deve erogare. In questo modo la qualità di immagine fatta con un flash è di questo genere. Come dicevo, sono tre: poca luce, assenza di luce e luce antagonista. Antagonista contro luce vuol dire che io ho la luce che spara in faccia al soggetto che io voglio fotografare. Tipicamente ci sono dei sistemi software di correzione delle immagini. Su HTC1 abbiamo adottato i migliori disponibili sul mercato. Non mi direte come fai a vedere questi migliori disponibili sul mercato, tecnicamente spiegando un pochino difficile, allora abbiamo fatto un piccolo gioco. Abbiamo preso un noto smartphone che forse vi sarà incontrato di vedere, e abbiamo scattato le stesse foto con HTC1 e con questo smartphone. Questo è il risultato. Credo che... Quella foto avrebbe rappresentato un'immagine che probabilmente lui tra qualche anno si sarebbe
guardate, ma vedremo invece che cosa ho dovuto fare. Ho preso il mio smartphone che stava leggendo il video, l'ho passato a mia moglie che era con me, ho estratto un secondo smartphone dal pantalone, da mia tasca, e mentre mia moglie continuava a prendere il video, ho scattato il posto di mio figlio che si è guardato con me. Questo richiede due smartphone, una moglie e abbastanza destrezza per guardare le scene. Non è molto semplice. Ecco che con HTC One abbiamo risolto questo problema. Infatti, con HTC One è possibile scattare foto mentre si prende un video. Come? Lo facciamo vedere. Vedete che qui si sta riprendendo il video semplicemente, esattamente come vorremmo che fosse, mentre prendo un video, schiaccio il bottone, l'icona fotografia, e questo mi scatta le foto. Alla fine io mi troverò archiviati in automatico, da un lato il video, dall'altro la fotografia. Potrò selezionare il video e selezionare le fotografie che mi piacciono. Semplice e intuitivo, esattamente come vorremmo che fosse. In qualche modo possiamo dire che HTC One ci permette di fare a meno della nostra foto. Questa funzionalità è disponibile sia mentre scatto il video, mentre giro il video, posso scattare delle foto, ma anche mentre il video lo rivedo. Io ho girato un video, mi rendo conto che su questo video ci sono delle immagini particolarmente significative, qualcosa che voglio catturare, che voglio tenere a sé stante. Ecco che allo stesso modo schiaccio il cuore durante la riproduzione del video e io salvo le mie fotografie. Una più semplice, esattamente come vorremmo che fosse. Questa fotocamera straordinaria farà sì che noi avremo degli archivi fotografici e dei video sempre più alti, oltre a quelli che già abbiamo. Quindi, sviluppando HTC One, sviluppando la Sense 4.0 e sviluppando IMAGESENSE, ci siamo posti problemi di come gestire questi archivi. Sono molto contento oggi di comunicare che abbiamo esteso la nostra collaborazione con Dropbox. Perché dico esteso? Perché il cloud di Dropbox è assolutamente esteso, quindi integrato nella Sense 4.0. Vuol dire che io, per esempio, nel mio archivio fotografico troverò la cartella Dropbox così come qualunque altra cartella e potrò automaticamente archiviare le mie foto, i miei video, così come qualunque altro file nel cloud di Dropbox, senza bisogno di scaricare un'applicazione, senza bisogno di accedere a un sito web. Sarà assolutamente integrato come tutte le altre cartelle. Non solo, ma a coloro che acquisteranno un prodotto della famiglia HTC One verrà dato da Dropbox gratuitamente uno spazio nel loro cloud di 25 giga, che per capirci, parlando di fotografia, è ciò che è necessario per archiviare 10.000 foto alla qualità, uno spazio